portare l'opera in provincia è fondamentale perché avvicina tantissimo il pubblico, sia giovane che meno giovane, che casomai non si sente, come dire, all'altezza di andare a frequentare i grandi teatri, le grandi platee. E una volta che abbiamo anche solo contagiato 10 persone, abbiamo creato un ponte verso il futuro. L'amore è un caminetto che sciupa troppo in fretta. La Grande Lirica torna in piazza Masaccio a San Giovanni dopo molti anni di assenza. Circa 700 gli spettatori che hanno assistito alla messa in scena del La Bohème, una delle opere più amate di Giacomo Puccini. Per questo ritorno dopo 15 anni dell'opera lirica in piazza, La Bohème, un tributo a Giacomo Puccini nei 100 anni dalla morte del grande maestro, e noi siamo veramente tanto orgogliosi. Io ringrazio tutti coloro che hanno consentito che per questa tornasse nuovamente l'opera in piazza. L'evento è stato il clou del cartellone estivo della città e parte integrante della 19ª edizione del Terre d'Arezzo Music Festival. Abbiamo fra orchestrali, coristi e solisti 65 persone impegnate nell'allestimento, più tutto lo staff tecnico, e quindi una compagnia lirica di prim'ordine. La produzione Fantasia in Re di Reggio Emilia, curata con la direzione sempre del maestro Stefano Giaroli, quindi diciamo una compagnia rodata che siamo sicuri offrirà uno spettacolo di ottimo livello. La performance è stata affidata all'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e al Coro dell'Opera di Parma. È una bohème, come si dice in modo elegante, nel solco della tradizione, nel senso che non vuole attaccarsi a nuovi concetti, ma vogliamo dare al pubblico quello che il pubblico si aspetta nel modo migliore possibile. Quindi ambientata nell'epoca giusta e con uno sfarzo di costumi e con le giuste cose che il pubblico si aspetta, e in più con delle voci che sono quelle che poi non dimentichiamo fanno l'opera, per cui l'opera la fanno i cantanti, e devo dire che siamo stati molto fortunati perché abbiamo potuto avere dei cantanti veramente di grande valore che daranno sicuramente delle gioie al pubblico di questa sera.